Ho cercato di trovare il giusto prezzo. Noi abbiamo investito tanto e spero che accorrano tanti tifosi a vedere questo grande Bari. Noi stiamo lavorando giorno e notte per arrivare all'inizio del campionato in maniera solida e concentrata, soprattutto per vincere le partite. E noi abbiamo raccolto le richieste che arrivavano l'anno scorso, perché per noi è importante ascoltare tutti i tifosi, tutti coloro che vengono allo stadio in massa e che con grande fede seguono questa squadra. Quindi era importante per noi arrivare a tutte quelle domande che abbiamo ricevuto l'anno scorso. La curva sud resta chiusa? Al momento sì, ripeto, se ci fosse una grossa petizione per poterla riaprire, come l'anno scorso abbiamo accolto le richieste e quest'anno le abbiamo soddisfatte, soddisferemo anche la curva sud. Qual è la quota per la quale sottoscriverebbe di arrivare? Ho detto 10.001, questo è. Le novità sono appunto sicuramente delle scontistiche che premiano coloro i quali ci hanno seguito l'anno scorso e premiano anche tutte le categorie, quindi siamo andati a cercare di offrire, di portare una campagna abbonamenti che fosse giustamente popolare per un buon numero di partite. Noi ci lavoreremo assiduamente tutto il mese di agosto e poi man mano annunceremo tutte le varie iniziative per coinvolgere i nostri tifosi. Presidente, la partecipazione dei tifosi di Bari ha in qualche modo inciso, secondo lei, nella scelta soprattutto dei giocatori più importanti di scegliere Bari? Certo, è un valore aggiunto, io l'ho sempre detto. Quando le altre squadre vengono a giocare al San Nicola si rendono conto della differenza che ha il tifo di questa città, e molti giocatori l'hanno detto anche quando sono arrivati, che una delle loro scelte è stata quella del grande tifo. Questa è una città che ha una squadra sola. E sono pochissime in Italia le città che possono avere il vanto di avere un'unica squadra da tifare, e questa è una di quelle, quindi è importante. Qualche botto? Ma io penso che di botti ne abbiamo fatti parecchi, quindi adesso ulteriore botto. Ah, vediamo. Adesso è appena partito questa gestione di un quinquennio e mi auguro di poter utilizzare lo stadio proprio per avvicinare sempre di più tutti. Le scuole, i tifosi, i turisti, c'è anche grandissimo turismo che è interessato a visitare il San Nicola, e quindi cercheremo di utilizzare gli introiti per migliorare la struttura. L'anno scorso, quando è iniziato, ha dichiarato di essere un neofita del calcio sostanzialmente. Con un anno di esperienza in più, quanto è cambiato Luigi De Laurentiis? Beh, prima mi occupavo più, diciamo, dell'aspetto commerciale del calcio, quindi quest'anno sicuramente, stando più dentro l'aspetto anche tecnico, ho imparato tanto. Sono lì e ogni giorno è un master ad alti livelli di calcio, ed è entusiasmante. Come ho detto, mi sono seduto sull'erba a terra sul campo a Bedollo, volevo vedere tutti gli allenamenti dall'inizio alla fine, anche le corse più noiose, proprio per ascoltare ogni singolo aspetto dell'allenamento, perché si impara tanto ed è molto bello. Nelle trattative le è mai capitato di esprimere un parere tecnico? No, assolutamente no, perché non sarei in grado di essere talmente tecnico da poter scegliere un giocatore in maniera precisa, ma secondo me questo è un mestiere che appartiene anche a direttori sportivi che lo sanno fare, che conoscono vita, morte e miracoli di un giocatore. Ogni giocatore è valutato sotto tanti punti di vista, non è soltanto la bravura, è l'aspetto caratteriale, è anche il tipo di carriera che ha deciso di fare, la carriera che potrebbe andare a fare, quindi sono tantissime le strategie nella scelta di un giocatore, e questo è expertise costruita sul campo da persone che hanno vissuto il calcio e respirato da 30 anni e che conoscono esattamente a memoria tutti i campionati, la A, la B, la C, e soltanto persone di questo genere si possono permettere di fare delle scelte in maniera precisa.